Rinasce il gruppo Fai Giovani di Ascoli Piceno. La delegazione guidata da Alessandra Stipa si rafforza grazie ad una folta schiera di volontari che condividono la visione e i valori del Fai. Sono giovani di talento pronti a scendere in campo per la missione del Fondo Ambiente Italiano, la protezione di beni artistici e naturalistici, la sensibilizzazione delle persone al valore del patrimonio paesaggistico e monumentale, la mobilitazione attiva per proteggere il paesaggio a rischio. Conoscenza, amore e impegno sono le parole chiave per comprendere lo slancio dei giovani ascolani che a fianco della presidenza regionale e della delegazione di Ascoli dedicano una parte preziosa del loro tempo alla missione del FAI. Sono la prova evidente che l'intuizione avuta di coinvolgere i più giovani, piuttosto poco presenti anni fa, nelle attività culturali era giusta. E sono la risposta più bella perché ben organizzati, entusiasti, travolgenti. Ringrazio Gino Petronio e tutti loro per condividere con il FAI il desiderio di tutela dell'ambiente, inteso nella sua interezza, natura ed arti, elementi indiscendibili di un paesaggio che va protetto e mantenuto nelle sue espressioni più alte, anche per assicurare una vita migliore, perché è indubbio che la bellezza induca ad un maggiore benessere psicofisico e dunque sociale. Oggi ci troviamo qui nella sede di Palazzo Bazzani per la nascita del nuovo gruppo FAI Giovani di Ascoli Piceno. Era già attivo negli anni passati, aveva avuto un momento di debacle, adesso risorge con 100 ragazzi. Quindi la eccezionalità di questo gruppo è proprio il numero che determina l'entusiasmo, naturalmente. Un numero così non si era mai avuto all'inizio. Quindi questo attesta della vivacità della città e io sono grata a loro di tutto questo. Una conferenza importante, una conferenza per ripartire, diciamo. Sì, era la conferenza per ripartire con il progetto del gruppo Giovani. Abbiamo tante cose in cantiere, ho la fortuna di lavorare a stretto contatto con volontari attivi, ragazzi di tutte le età che vanno dai 30 ai 42 anni, ragazzi impegnati a livello lavorativo, professionisti e studenti. E questa è una cosa molto bella perché è un gruppo eterogeneo, ma ha l'omogeneità di avere l'interesse di sostenere tutti quanti quelli che sono gli obiettivi del FAI, le linee guida del FAI.